Buonasera a tutti e benvenuti alla 14esima giornata di Serie A di Lega Calcio 8. In campo abbiamo il gruppo Progetim Immobiliare e Cottini Staibano. De palla. L'attaccante, il numero 17, Volpi, tenta l'uno contro uno, se ne va in dribbling e subisce fallo. Parte ora, tenta il destro a giro, pallone carambola, attenzione, c'è l'1-0. C'è l'1-0. Sul tiro del numero 3, il pallone carambola, sul numero 4 Petricca, che ha Domestri che è di destro, in sacca, cerca di ragionare, eccolo adesso sulla destra, tenta l'1-2 con il compagno, il numero 23 si accentra, l'appoggia al compagno e c'è il 2-0, 2-0, raddoppio per la Cottini, Staibano Gomme. Dominici di sinistro, c'è la parata del portiere. Ottimo intervento. Ora il portiere mette anche il quarto uomo. Va De Vecchis con il destro. Pallone raso terra, deviato dal portiere. Il difensore. Va Valentini con il destro. Deviato. E di nuovo Valentini. Ottobrini, scusate, con il destro. Pallone in corner, ma l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Ci troviamo sul 2-0. Vantaggio adesso. Attenzione. Pallone per il Cottini con Dominici, sulla sinistra, tenta il sinistro, grandissima parata del portiere, sulla ribattuta c'è il 3-0 dopo la di Croce. Indirizzo di Volpi che supera il negro e tenta il destro ed è 4-0, bellissimo gol dell'attaccante. Ora recupera palla il numero 10. Non al centro per Croce, tenta il destro, grandissimo gol sotto l'incrocio per Croce che sigla la doppietta personale, 5-0. Negro, il tunnel ai danni di Volpi, serve Perelli, tenta il sinistro, leggermente alto. Elegante mentre supera 3, con il destro intercettato dal numero 10. Adesso il 27 con il destro ed è 5-1 per il gruppo Progetim Immobiliare. E l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Il Cottini supera per 5-1 il gruppo Progetim Immobiliare. Una partita senza storia dall'inizio alla fine.